La deforestazione è il processo di rimozione di alberi e foreste dal paesaggio. Questo viene fatto per molte ragioni, tra cui creare spazio per terreni da coltivare e per ottenere legno. La deforestazione è un problema che è presente in tutto il mondo e che va avanti da molti anni. Probabilmente ti stai domandando, perché dovrebbe importarmi? Bene, pensa alla scrivania dove stai seduto e alla matita che stai usando per disegnare, o alla gran parte dei mobili che hai a casa. Che cosa hanno in comune? Sono tutti fatti a partire dagli alberi. Abbiamo bisogno degli alberi per produrre diversi tipi di oggetti che usiamo ogni giorno, e questo vuol dire anche tagliare moltissimi alberi per produrli. E ora magari stai pensando, ma perché dovrebbe interessarmi? Ci sono così tanti alberi nel mondo. È vero, ci sono moltissimi alberi, infatti le foreste occupano un quarto della superficie totale dei terreni. Ma il problema è la velocità con la quale vengono tagliati. È come se venisse tagliata una superficie equivalente a 36 campi da calcio al minuto. Ma la deforestazione ha effetti su diverse funzioni dell'ecosistema. Quello che ci chiediamo in questo video è in che modo questo ha effetto sul clima? Prima di tutto parliamo dei cicli dell'anidride carbonica. Pensa quando respiri. Inspiri ossigeno ed espiri anidride carbonica. Mentre gli alberi fanno il contrario. Assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Questo avviene durante il processo della fotosintesi. Quando tagliamo grandi superfici di alberi, l'anidride carbonica non viene più assorbita e rimane nell'atmosfera. Questo è un problema perché l'anidride carbonica si comporta come un gas serra. Questo significa che funziona proprio come una serra. Assorbe e manda indietro molte radiazioni sulla Terra. Inoltre, noi contribuiamo a questo, bruciando materiali fossili, perché il carbonio presente al loro interno viene liberato nell'atmosfera durante la combustione. I gas serra hanno un effetto surriscaldante. Quindi le grandi quantità di anidride carbonica rilasciate da tutte le parti del mondo portano al surriscaldamento globale. Su scala territoriale, comunque, la deforestazione ha un effetto diverso. Prima cosa, parliamo dell'albedo. L'albedo è l'effetto di riflesso delle superfici. Il primo sistema di controllo dell'albedo è il colore delle superfici. Immagina un'auto nera sotto al sole. Il colore assorbe quasi tutte le radiazioni solari. E per questo un'auto nera diventa molto calda in giornate soleggiate. Il bianco invece riflette la luce ed è per questo che un'auto bianca non si riscalda così tanto. La stessa cosa accade con l'ambiente. Una superficie scura come gli alberi e le foreste assorbe molte radiazioni solari, mentre altre superfici come erba o terreni coltivati le riflettono. Questo porta a un raffreddamento dell'aria. Anche le precipitazioni sono influenzate dalla deforestazione. Quando piove, gli alberi assorbono l'acqua, che poi per traspirazione evapora e viene rilasciata nell'atmosfera. Le nuvole si creano per l'evaporazione dell'acqua e quando sono sature la rilasciano e piove e il ciclo si ripete. Questo ciclo viene distrutto quando avviene la deforestazione. Quando piove non ci sono alberi che assorbono acqua, quindi la maggior parte dell'acqua scorre via sulla superficie. Questo vuol dire che poca acqua evapora nell'atmosfera, diminuendo così la formazione di nuvole, e questo distrugge il terreno, privandolo dei nutrienti di cui ha bisogno. La deforestazione ha numerosi impatti negativi nell'ambiente, ma non può essere completamente fermata, perché attualmente le attività umane necessitano di questo. Quindi, cosa possiamo fare? Mentre cerchiamo una soluzione a questo problema, possiamo rimediare cambiando il modo in cui tagliamo gli alberi. Al posto di tagliare ogni singolo albero, possiamo selezionare gli alberi da tagliare, alterando il meno possibile le funzioni dell'ecosistema. Creando delle aree protette, diminuiamo l'impatto della deforestazione. Selezionando delle aree apposite, proteggiamo anche gli animali presenti e il loro habitat. Ma lo puoi fare anche in un altro modo, usando la regola delle 3 R. Prima cosa, riduci. Questo significa usare di meno. Meno carta, meno fazzoletti, anche meno dentifricio. Semplicemente prova a usare meno cose. La prossima è il riutilizzo. Questo è molto semplice e fa anche risparmiare. Per esempio, riusa contenitori e scatole anziché buttarli subito. Oppure utilizza mobili usati o regalali a qualcuno. E l'ultima, la terza, è il riciclo.
Questo significa buttare via le cose in maniera corretta, facendo sì che i materiali vengano riciclati per poter dar vita a qualcosa di nuovo. Prova a ridurre il tuo impatto. Tu puoi fare la differenza.